Bentrovati, siamo alla seconda domenica di Quaresima. Quest'oggi ascolteremo il brano della Trasfigurazione di Gesù, come annunciato domenica scorsa nel testo delle Tentazioni. Qui c'è la voce che dichiara Gesù figlio amato. In questo meraviglioso evento di Gesù che si manifesta nella sua potenza di figlio di Dio, a dei discepoli che vorrebbero fermare questa manifestazione al momento stesso in cui la recepiscono, l'accolgono, Gesù invece li rinvia alla gente, alla folla, lì dove si vive la battaglia di ogni giorno. Così mentre ci avviamo verso la Pasqua, in questo momento di sosta quaresimale con l'annuncio, con il Vangelo della Trasfigurazione di Gesù, noi accoglieremo e la sua presenza nella nostra vita come il Signore, come il Dio onnipotente che non ci lascia soli, ma anche il fatto stesso che questa evidenza della sua Signoria si accompagni al cammino terreno fatto proprio dagli Apostoli, reso evidente, certo, nella nostra vita a partire dalla fede, dalla speranza, in modo particolare dall'ardere dei nostri cuori nell'amore. Allora la Trasfigurazione è un'evidenza nell'oscurità, come tipico del Vangelo di Marco, si dice per celare, e questo è un modo di fare, di parlare, di presentare Gesù, forse molto consono anche al nostro tempo, alla stagione della storia che stiamo vivendo. Buona domenica a tutti voi.